In Arabia intorno al 570 d.C. nacque Maometto. Egli apparteneva alla tribù dei Corescesi, che controllava il fiorente centro mercantile religioso della Mecca, e più precisamente al clan dei Banu Hashim. Dopo la scomparsa di entrambi i genitori, fu allevato dal nonno e quindi da uno zio. Poco più che ventenne entrò al servizio di una ricca vedova, Khadija, e ne divenne presto il marito giungendo a una posizione sociale ragguardevole. Nonostante ciò, sentendosi insoddisfatto, usava ritirarsi in preghiera e in meditazione. Durante questi momenti di raccoglimento cominciò ad avere delle visioni che culminarono in una notte del mese di Ramadan del 610, conosciuta come la Notte del Destino, durante la quale ricevette l'annuncio della sua missione profetica e gli venne affidato il messaggio coranico da parte di una figura più tardi identificata con l'angelo Gabriele. I temi della prima predicazione di Maometto, inizialmente ristretta a un piccolo gruppo di parenti e amici, sono essenzialmente tre: giustizia, escatologia e monoteismo. Dio, tramite il suo inviato, richiamava gli uomini ad agire rettamente, a non opprimere i propri simili, specialmente i più deboli, come le vedove e gli orfani, e in particolare, data la loro attività prevalente, a essere dei commercianti onesti. Questo monito è collegato ai temi escatologici della resurrezione, del giudizio e della ricompensa dopo la morte. Infine Dio veniva indicato come uno e unico, e questo allarmava non poco i custodi del Pantheon della Mecca che proprio sulla pluralità delle divinità care ai differenti gruppi tribali fondavano la loro funzione e la loro fortuna. Nei primi anni la comunità dei seguaci di Maometto era molto ristretta, circa una trentina di individui, per lo più persone umili, probabilmente i più sensibili al messaggio di giustizia contenuto nel Corano. Questo piccolo gruppo si raccoglieva in preghiera in casa di Maometto, che fu quindi anche la prima moschea. La reazione negativa dell'ambiente meccano, inizialmente prese di mira gli elementi più indifesi, privi della protezione di un solido gruppo tribale, e le pressioni esercitate provocarono nel 615 una prima emigrazione, definita Egira, di un piccolo gruppo di credenti verso l'Abissinia, governata da un re cristiano che li accolse benevolmente. In seguito la predicazione del profeta si allargò a un più vasto gruppo di fedeli. Il Corano insiste in questo periodo sulle figure degli antichi profeti, molti personaggi presenti già nell'Antico Testamento, Gesù stesso e altri che sarebbero stati inviati agli arabi prima di Maometto, ricordando come tutti fossero stati rifiutati, ma anche che alla fine, con il sostegno di Dio, essi ebbero la meglio sui loro avversari. Nel 619, con la morte della moglie e del vecchio zio di Maometto, che ne avevano costituito fino ad allora il sostegno psicologico e sociale, i rapporti con i meccani andarono deteriorandosi. Il profeta ricevette anche minacce di morte e così insieme ai suoi compagni nel 622 avvenne la vera e propria egira, trasferendosi dalla Mecca a Yathrib, divenuta in seguito Medina, ossia la città del profeta, dando inizio così all'era islamica. L'egira infatti ha rappresentato il momento di frattura con il passato e l'inizio di un ordine nuovo basato non più esclusivamente su vincoli di parentela e di alleanza, ma principalmente sul legame di fede. La città che accolse Maometto e i suoi seguaci aveva una popolazione composta da gruppi arabi ed ebraici. Maometto si pose come arbitro, al di sopra delle parti, ma si rese ben presto conto che la sorte della sua missione era legata alla riconquista della Mecca. Con una serie di scontri dall'esito alterno, concomitanti con un progressivo deterioramento dei rapporti con gli ebrei di Medina, accusati di attendismo se non di aperta connivenza con gli avversari dell'Islam, si giunse nel 630 al ritorno vittorioso di Maometto nella sua città natale e alla conversione all'Islam di tutti i suoi abitanti. Maometto non infierì sui suoi nemici e pose così le basi per una più autentica e profonda adesione all'Islam da parte dei suoi oppositori. Nel 632, durante i riti di quello che sarà ricordato come il pellegrinaggio da Dio, l'ultimo cioè al quale il profeta prese parte, dichiarò compiuta la sua opera. Lo stesso anno morì senza lasciare disposizioni per la sua successione né altri testamenti tranne il Corano e il suo esempio, sui quali l'Islam avrebbe sviluppato nei secoli successivi il grande edificio del suo credo, del culto e della legge religiosa.
Per quanto oggi la figura del profeta sia oggetto di grande venerazione, non è corretto definire i musulmani maomettani. Il perno centrale dell'Islam non è infatti la sua persona ma Dio e la sua parola presente nel libro del Corano. In quest'ultimo infatti, come presso i teologi musulmani, Maometto è presentato semplicemente come un uomo il cui comportamento può essere stato anche esemplare, ma non infallibile, poiché Dio lo avrebbe preservato dall'errore unicamente nell'adempimento della sua missione, ossia nella trasmissione completa e fedele del testo rivelato.